Per cui partirei un po' con ho visto che la registrazione è stata avviata, per cui partirei condividendo un attimino le nostre slide, le slide di CSV, per provare un po' a fare questo passaggio di contestualizzazione. Ditemi se le vedete le slide, datemi un riscontro vocale che io non vi vedo. Si vede, Lorenzo, si vede. Sì, sì, bene. Sì, bene. Ripartirei ricondividendo non vedo staccare tutti i microfoni per favore, così reciprocamente non ci disturbiamo. Ricondividendo un po' il senso della formazione di comunità, cioè che cos'è la formazione di comunità. Come CSV Lombardia Sud abbiamo immaginato che potesse essere importante proprio all'interno di questo momento storico, di questo periodo così complesso, provare ad immaginare un ciclo di quattro incontri culturali pensato per tutti quei soggetti, quindi pensiamo agli enti del terzo settore, quindi organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altre tipologie di associazioni, mondo della cooperazione, tutti il mondo dei cittadini, di liberi cittadini, dei gruppi informali, dei comitati di quartiere, delle istituzioni, quindi pensiamo agli enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni, ai piani di zona, agli ATS e alle SST, cioè tutto il mondo di quei possibili soggetti che potevano essere interessati, ma soprattutto tutti quei soggetti che nei territori vivono e abitano la comunità, creano comunità e operano per e con la comunità. Abbiamo pensato a questi quattro momenti culturali di approfondimento con alcuni esperti del settore che ci potranno aiutare e ci guideranno nella rilettura e nella comprensione dell'attuale contesto storico, aprendo a alcuni affondi attorno a tre temi, a tre questioni sociali che risultano essere particolarmente attuali. Il tema della collaborazione, che è proprio quello attorno a cui ci ritroviamo oggi tutti insieme. Il tema della prossimità, cioè di come garantire prossimità, vicinanza in questo lungo periodo in cui ci è stata richiesta una distanza di sicurezza, ed il tema della tutela dei diritti. Abbiamo pensato che potesse essere un'occasione per attivarvi, invitando e convocando tutti voi, cioè tutti quei soggetti che in questo momento stanno lavorando anche insieme a noi sui nostri quattro territori di riferimento, per provare a fronteggiare le complessità sociali che questo tempo ci sta mettendo di fronte. Quindi un percorso di quattro incontri, il primo che l'abbiamo già svolto attorno a una ridefinizione del contesto dentro cui collochiamo la nostra operatività, il secondo sul tema della collaborazione, il terzo che vi diremo sul tema della prossimità e l'ultimo sul tema della tutela dei diritti. Quindi un percorso di questi quattro incontri da fare insieme a voi, sentendoci insieme a voi parte di una sfida che ci riguarda tutti. Per come avevamo detto un po' nel primo incontro, l'obiettivo e la finalità importante che ci siamo dati è che questa sia una formazione non solo rivolta a voi, ma sia una formazione rivolta anche a noi operatori, quindi un qualche cosa, cioè un percorso di comprensione, di apprendimento e di approfondimento che vogliamo fare tutti insieme, noi come CSV e voi come soggetti che direttamente abitate e lavorate all'interno della comunità, per cercare di tutelare la tutela dei diritti, il contrasto alle disuguaglianze e questo tema dello sviluppo di comunità che abbiamo un po' a cuore a tutti. Qual è il tema di oggi? Il tema di oggi, attorno a cui abbiamo convocato Ennio Ripamonti, a cui a breve lascerò la parola, l'abbiamo intitolato La cultura della collaborazione. Abbiamo appreso, come operatori di CSV, soprattutto grazie a voi e lavorando con le organizzazioni sui territori, con le reti, con le comunità locali, con le istituzioni,
come la collaborazione sia un'occasione importante per provare a condividere storie come veicolo per mettere in comune bisogni e risorse. Quando parliamo di bisogni intendiamo questioni sociali che in questo momento caratterizzano i territori e quando parliamo di risorse intendiamo tutte quelle disponibilità che le organizzazioni, ma anche in questo periodo storico abbiamo visto gruppi informali di cittadini, di giovani, hanno deciso di mettere in campo in una logica di bene comune. Per farlo abbiamo anche imparato, e l'abbiamo imparato anche grazie a voi, e grazie a tutti questi momenti di formazione che stiamo facendo insieme a voi, anche come operatori di CSB, che serve riporre attenzione attorno ad alcune condizioni che abbiamo pensato di definire abilitanti. Quali sono queste condizioni abilitanti che abbiamo imparato essere importanti per attivare dei processi collaborativi? Il primo di questo è la chiarezza del bisogno percepito e quindi dell'obiettivo che condividiamo per provare a dare una risposta a questo bisogno percepito, che è sempre un bisogno che noi rileggiamo all'interno della comunità ed è un bisogno attorno a cui le comunità si riconoscono. La seconda condizione abilitante è che è importante avere uno spazio per favorire spontaneità ed informalità che alimentino le relazioni ed il clima positivo per aprire una possibilità di collaborazione che spesso, abbiamo scoperto, possono apparire inedite ed inaspettate, ma assolutamente molto generative. La terza condizione abilitante importante che abbiamo imparato è che serve, dentro questo processo di collaborazione, assumersi tutto una quota di rischio nel partecipare a questo processo collaborativo. Ci si affaccia sicuramente spesso allo sconosciuto perché i problemi sociali, soprattutto quelli attuali, vanno meglio compresi e vanno approfonditi. Ci si approccia all'indistinto perché questa situazione straordinaria è una situazione che ha messo fortemente in discussione l'ordinarietà delle nostre vite personali e professionali e ci si assume una quota di rischio nel processo collaborativo perché spesso ci ritroviamo a collaborare anche tra sconosciuti e per cui abbiamo la necessità di doverci conoscere e riconoscere dentro un processo di relazione che risulta essere assolutamente importante per poter arrivare, ritorno al primo punto, a favorire dentro un confronto una chiarezza attorno al bisogno percepito ed una chiarezza attorno all'obiettivo condiviso attorno a cui attivare questi processi collaborativi. La quarta condizione abilitante importante è che se ci assumiamo una quota di rischio nel lavorare anche dentro condizioni poco conosciute, dentro condizioni indistinte tra sconosciuti, serve assumersi tutti anche una capacità di mediazione, cioè una capacità di poter mediare rispetto alle varie istanze. Questo è fondamentale per provare ad allineare, ad allinearsi, ma soprattutto per provare a fare un passaggio fondamentale che è quello di convergere tutti insieme attorno a degli interessi comuni, che è provare a dare delle risposte a delle questioni sociali, che abbiamo intenzione tutti insieme di fronteggiarli, perché il nostro interesse è quello di lavorare attorno al tema dello sviluppo di comunità e attorno a tutti quei temi che ci riguardano e riguardano soprattutto i valori che guidano l'operatività quotidiana del volontariato. L'ultima condizione abilitante che ci sentiamo di richiamare è quella che per poter costruire un sistema collaborativo o un ecosistema collaborativo, per come spesso lo chiamiamo, è importante allineare interessi e passioni attorno ai temi. Allineare interessi e passioni attorno ai temi significa che il movimento del desiderio e della passione per provare insieme a dare delle risposte, delle questioni, dei problemi sociali che interrogano le nostre comunità è una spinta propulsiva importante da tutelare e che necessita, per come abbiamo visto, di alcuni spazi, condizioni e capacità di mediazione per allinearci e per convergere attorno agli interessi comuni. Per cui posso provare a concludere questo mio intervento introduttivo dicendo che per allestire campi di esperienza collaborativi
attorno, per dire che allestire campi di esperienza collaborativa attorno ai problemi sociali non è quindi semplicemente solo un metodo, una metodologia di lavoro, ma è un modo per fare esperienza, ma soprattutto, e ci teniamo un po' a dirle, e questo momento di oggi vuole essere un po' anche un'esperienza che ci accomuna, vuole essere anche un modo per fare comunità tutti insieme. Voi insieme a noi, tutti allineati attorno a degli interessi e a delle passioni comuni. Per cui, per concludere, la domanda che un po' ci ha coinvolti è quella di chiederci, e su questo abbiamo chiesto un po' un aiuto a Ennio Ripamonti, è di chiederci è come poter fare tutto questo, cioè come farlo nella contemporaneità dell'oggi e dentro queste grosse trasformazioni di contesto che stiamo tutti professionalmente e personalmente vivendo. Come possiamo, dentro questo momento di grandi trasformazioni, dove i nostri paradigmi personali e professionali sono stati messi in discussione, come possiamo tutti insieme, dentro queste trasformazioni anche molto veloci che ci attraversano, provare a continuare a costruire, a monitorare, a mantenere vivo questo processo collaborativo per dare delle risposte a delle questioni sociali che interrogano la nostra comunità e che sono fondamentali per la tutela dei diritti delle cittadinanze e soprattutto dei soggetti più fragili. Per farlo, e io qui concludo, abbiamo chiesto a Ennio Ripamonti, che è intervenuto anche all'interno del primo incontro, che è uno psicosociologo e formatore, docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente senior alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, oltre che presidente della società di consulenza Metodi, e qui trovate per informazioni anche nella slide il suo sito internet di riferimento. Abbiamo chiesto insieme a Ennio, e grazie al suo intervento, di poterci confrontare e di poter alcune sue sollecitazioni, alcuni suoi spunti su come poter allestire, rinsaldare ecosistemi collaborativi dentro il periodo che stiamo attraversando, per dare forza e sostegno alle diverse energie che si stanno muovendo nei territori. Quando parliamo di energie che si stanno muovendo nei territori, intendiamo le energie che voi state mettendo in campo come organizzazioni, come associazioni di promozione sociale, come organizzazioni di volontariato, come enti pubblici, come istituzioni e come gruppi di liberi cittadini. Per cui non mi resta a questo punto che lasciare la parola a Ennio, ringraziandolo per la sua disponibilità, per cui io adesso tolgo la condivisione dello schermo e lascio la parola a Ennio, rimanendo tutti in ascolto. Vi ringrazio dell'attenzione. Lascio la parola a te, Ennio. Grazie Lorenzo, buonasera, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io proverò, mi sono preparato, insomma, che ho alcune diapositive che mi aiutano, insomma, credo, mi auguro, insomma, possono essere utili per un po' seguire. Ho pensato di prenderla seriamente questa cosa della cultura della collaborazione, no? Nel senso che noi qui siamo tutti persone, me compreso, molto, come dire, operativi. Anch'io tendenzialmente sono impegnato in progetti, a fare delle cose. Poi la collaborazione è un'azione, soprattutto è una cosa che si fa, no? È una cosa che accade, ecco. Però credo sia importante, io, diciamo, vi proporrò in una mezz'ora, massimo 40 minuti, ecco, chiedo proprio ai colleghi di CSV di aiutarmi, perché non seguirò nella chat, quindi se vado lungo fermatemi. Proverò a prenderla un po' seriamente questa faccenda della cultura della collaborazione, perché credo che dietro, oltre al nostro fare, ci sia proprio da interrogarsi un po', come dire, ai fondamenti, alle origini. Allora, vediamo se riesco a condividere. Si vede? Sì, Ennio, si vede. Perfetto. Ok, allora provo
a partire. Innanzitutto una domanda, no? Perché la collaborazione è di moda. Queste che vedete, questo è un libro, questa è l'edizione inglese, per la precisione americana, e questa è l'edizione italiana di Richard Sennett, che è uno dei maggiori sociologi viventi, forse fra i 3-4 pensatori della sociologia contemporanea più influenti del mondo, più tradotti, più... Lui qualche anno fa, non tanti anni fa, a metà degli anni 2000, scrisse questo libro, appunto Together, insieme, che ha questo sottotitolo, Rituali, piaceri, politiche della collaborazione. Vi faccio proprio, vi sottolineo questa cosa, rituali, piaceri e politiche della collaborazione. Cioè, ci evoca al fatto di quanto stiamo parlando di qualcosa che per la nostra specie, ecco, uso volutamente questo termine, per la specie umana è una caratteristica, come dire, peculiare, ma poi su questo vedremo. Ecco, questi, sempre su questa domanda, la collaborazione è di moda, questi sono due dei manuali più venduti a livello internazionale per manager. C'è la collaborazione, non è più un termine, diciamo, che è, come dire, prerogativo in qualche misura dell'ambiente sociale, del volontariato, del terzo settore, cioè questo qui è Master in Collaboration, cioè è scritto sotto come lavorare meglio insieme essendo più produttivi. Quindi vedete che qui abbiamo un immaginario, no? Cioè, abbiamo un immaginario della cultura contemporanea che anche in ambienti assolutamente distanti dal volontariato, dal lavoro sociale, dall'educazione, stiamo parlando di manager di organizzazioni complesse. Ecco, quindi io proverò adesso però a prenderla alla lontana per arrivare all'oggi, no? Innanzitutto la prima domanda che ha senso porsi è: ma la collaborazione è naturale o è un prodotto culturale? Cioè, perché noi, come dire, osserviamo persone che hanno studiato poco ma collaborano molto. Beh, non è frutto di un apprendimento per alcune persone basato sullo studio, sull'impegno. È osserviamo persone molto semplici, con un livello di istruzione anche basso, che sono fantastici collaboratori o collaboratrici. Cioè, al contrario, osserviamo persone che hanno sviluppato una sensibilità, un approfondimento, una cultura, dal punto di vista dell'istruzione, per esempio, che però non sono dei bravi collaboratori, fanno fatica a collaborare. Quindi mi metterei di fronte a questo tema, a questo interrogativo in questo modo. Per far questo, vi propongo un rapido, un piccolo viaggio nella storia del pensiero umano. Perché questa faccenda viene da lontano. Per capirla poi nei suoi risvolti pratici e concreti, che sono quello che interessano a noi, abbiamo bisogno di andare ad alcuni fondamentali. Ecco, quindi propongo di ripartire da alcuni di questi fondamentali per comprendere il presente e provare a rispondere alle questioni che poneva prima Lorenzo. Ecco, alla radice di questo metto questa espressione che, come sapete, ama il prossimo tuo come te stesso, contemporaneamente un precetto religioso
è il fondamento anche delle società umane, cioè di molte società umane, quantomeno le società umane nate dopo il cristianesimo. Poi potremmo stare qui a parlare di altre società umane, no? Non cristiane, per esempio, no? Della Cina, delle società precolombiane. Ecco, però nella nostra cultura questo precetto ha qualcosa a che fare con i fondamenti proprio su cui si basa tutto quello di cui noi siamo. Ecco. Nella cultura della collaborazione, la storia del pensiero occidentale ha continuamente oscillato e tuttora oscilla fra due tesi. Una serie di studiosi, pensieri, pensatori che dicono: gli esseri umani sono sostanzialmente egoisti e competitivi. E competitivi, sono naturalmente egoisti e competitivi. Vedete qui la copertina di un libro molto noto alla fine del Seicento, si intitola Il Leviatano di Thomas Hobbes, che dice: insomma, gli esseri umani sono mossi da istinti fondamentalmente antisociali, altro che collaborazione, ognuno pensa a se stesso. E lo Stato, le organizzazioni servono perché sono un potere superiore che tiene sotto controllo questi istinti. Ecco, questa tesi, che può sembrarci lontana, continua tuttora in molte narrazioni della società contemporanea e in molti aspetti che noi vediamo della società contemporanea. Questa polemica. Che cosa è successo l'altra domenica a Milano dopo che l'Inter ha vinto lo scudetto e quindi le persone si sono completamente abbandonate, io fra l'altro sono interista, agli istinti che sono istinti che non hanno nulla a che fare con la responsabilità rispetto a un bene superiore, e tant'è che alcuni hanno invocato un potere superiore. Questa vicenda, adesso io vi farò vedere molto rapidamente alcune di queste slide fino agli anni più recenti per arrivare poi al tema di oggi, attraversa il pensiero umano con un ping pong continuo. Addirittura, vedete quest'autore, siamo in pieno Settecento, dice: ma sì, ma anche l'altruismo, l'aiuto ai poveri, lui dice questo Francis Hutcheson, in fondo è un narcisismo camuffato, cioè diamo una mano agli altri, siamo generosi perché ci teniamo a fare bella figura, perché ci teniamo noi ad apparire, in fondo è egoista, quindi quello sì collabora, ma lo fa perché è un suo interesse in realtà, quindi c'è del narcisismo in questo, ecco. Questo si contrappone invece, vedete, qui c'è uno scorrimento di pensatori, siamo nel Settecento, questo è Hume, uno dei grandi filosofi della modernità, che dice: sì, però ragazzi, è indiscutibile che le persone si aiutano, è indiscutibile che le persone collaborano, è indiscutibile che c'è l'altruismo umano e che questo è positivo, questo esiste, non possiamo dire che è tutto frutto del narcisismo, no? Ok, ma addirittura anche, vedete qui, questo è uno dei libri più famosi della storia dell'educazione, l'Emilio di Rousseau, vedete appunto Rousseau è un pensatore che è il fondamento dell'illuminismo, è un precursore della rivoluzione francese. Appunto Rousseau dice: sì, però in fondo noi nel nostro stato di natura la nostra istintualità ha bisogno di essere controllata, quindi per poter collaborare, appunto direbbe Rousseau, abbiamo bisogno di educarci a far questo, no? E questo è un vantaggio per sé e per la società. Al contrario, vedete, pochi anni dopo, Adam Smith, il fondatore dell'economia, no? Così come la conosciamo adesso, l'economia classica, dice: no, ma non è così, cioè
L'egoismo è il comportamento più razionale. È giusto che ognuno faccia il suo interesse. È uno dei primi che parla di stakeholders, portatori di interessi, no? Con un termine che noi utilizziamo, ma che in realtà nella sua forma classica vuol dire che il portatore di interesse è concentrato sul suo di interesse. Quindi collaboro con te se io ho un interesse, se io ho un vantaggio. No? Ecco, qui nasce un'idea che secondo me è profondamente penetrata nelle società contemporanee e tuttora noi siamo plasmati da quest'idea, che è quella del cosiddetto homo economicus, cioè l'economia come un'antropologia, cioè come una forma di anche psicologia, che poi dopo vedremo, perché se no approcciamo la collaborazione con un'idea benevola, romantica, ingenua, e non ne capiamo la profondità e anche le contraddizioni. Ecco. Vado rapido, qui appunto vedete un altro autore, siamo alla fine del Settecento, ecco, vi mostro questo per vedere com'è profonda, com'è radicata questa storia, egoismo, altruismo, competizione, collaborazione. Ecco, qui per esempio Thomas Malthus che ci dice, sì, però badate che la competizione e l'accaparramento delle risorse è quello che muove le società umane. La lotta per la sopravvivenza. Uno potrebbe dire, guardo i vaccini al mondo e che cosa è successo? Malthus l'ha scritto alla fine del Settecento, siamo nel 2020, in fondo è successo così, l'accaparramento delle mascherine, l'accaparramento delle... Quindi questa dinamica attraversa profondamente le società umane, insomma, no? Non si tratta di essere ingenui, no? Vedete qui ancora, qui siamo invece all'altro lato della medaglia, siamo alla fine dell'Ottocento, no? Questo è uno dei primi pensatori che sono i precursori del cosiddetto welfare state inglese, no? C'è questo Toynbee che dice sì, però la competizione sfrenata non è progresso, ma gli interessi solo dei grandi, appunto dei grandi industriali. Quindi noi abbiamo bisogno invece di, appunto, di collaborare per produrre progresso nella società, progresso economico, appunto progresso sociale. Questo fa il pandan con la critica di un capitalismo fondamentalmente solo basato sulla competizione sfrenata, selvaggio, no? In anni più recenti. Quindi vedete, anche le scienze politiche si sono occupate molto della collaborazione. Vedete qui, siamo ancora alla fine dell'Ottocento. Questo è uno snodo fondamentale su cui poi mi appunto vorrei soffermarmi per gli studi più recenti sulla collaborazione. Qui questo è Darwin, appunto le origini della specie. Che dice sì, però l'altruismo è stato e la collaborazione sono stati i fattori chiave del successo evolutivo della specie umana. Cioè, se noi siamo riusciti a sopravvivere nel bene o nel male piccoli gruppi di calciatori raccoglitori per centinaia di migliaia di anni, è perché abbiamo sviluppato altruismo e cooperazione. Questo è quello che ci dice Darwin, no? Dall'altro lato, vedete, qui abbiamo l'altro lato della medaglia, no? È sempre un ping pong, no? Questo, quello che è stato chiamato il darwinismo sociale, no? Invece al contrario, no? Questo Spencer che dice no, ma c'è la naturale sopravvivenza dei soggetti più forti e quindi non ha senso collaborare e aiutare le persone in difficoltà, anzi qui proprio c'è venivano teorizzati il non aiutare i poveri, non aiutare le persone in difficoltà. Vedete, qui abbiamo un'altra visione. Col Novecento, vado rapido. Mi sono... Sì? Non so se c'è qualcuno che voleva intervenire.
No, no, io procedi pure, procedi. Ecco, pure. Scusate. Tranquilli. Ancora una. Ecco, vedete qui, questo è un libro fondamentale di Freud, siamo agli inizi della, appunto, della psicanalisi. Vedete che ama il prossimo tuo come te stesso, cultura, diventa cultura, cioè diventa civiltà umana, non è più solo un precetto religioso, è la possibilità stessa della società. E quindi la collaborazione come una legge sociale, come un vincolo sociale. In fondo è quello che c'è scritto nella nostra Costituzione, che c'è scritto in tante leggi, che c'è fino al bando che il comune fa che prescrive la collaborazione. È una legge, è un vincolo. Quindi questo ha una funzione regolativa dell'interazione umana. Ecco, questo sta cercando di togliere la collaborazione da una deriva che va solo verso un eccesso di, come dire, benevolenza. Un altro passaggio fondamentale sono questi studi, vedete, questo è un libro fondamentale, cioè questo studioso studia i donatori di sangue. Lui studia i donatori di sangue, Titmus, negli anni 70, e dice: ma perché la gente dona il sangue? Perché lo fa gratuitamente? Quindi vuol dire che c'è un elemento, ecco. E nello stesso tempo lui dice: il welfare non solo è fatto da persone altruistiche, ma un momento in cui diventa cultura produce l'altruismo. Cioè il welfare, il volontariato, potremmo dire, l'associazione nasce perché ci sono persone prosociali, altruiste, ma nel momento in cui sono nate, in cui a loro volta queste organizzazioni producono appunto, fiducia, cooperazione, bene comune. Potremmo dire che la cooperazione è un presupposto per far nascere il welfare, ma anche che il welfare produce cultura collaborativa. Io in questo credo moltissimo, moltissimo in questo. Ecco, in anni più recenti abbiamo avuto, vedete, c'è sempre questo ping pong. Per esempio, questo è stato un libro fondamentale, questo è un genetista, Richard Dawkins, che diceva: ma insomma, i geni sono egoisti, diciamoci la verità, l'essere umano è fondamentalmente un egoista. Vedete che non siamo in pieno Novecento, nel 1976, è stato un libro che ha sconvolto questo, perché diceva: io poi sono uno, diceva Dawkins, sono uno che condivide l'altruismo, la collaborazione, la cooperazione, ma tutta questa roba qui è prodotta dalla cultura umana, e se noi guardiamo i geni, a loro non gli interessa questa cosa. Sono fondamentalmente, quindi la nostra specie è fondamentalmente egoista, e quindi la collaborazione deve essere, cioè bisogna educare i bambini ad essere collaborativi. Ecco. Sempre su questo filone, vedete, siamo alla cosiddetta scuola di Chicago, dove nasce il cosiddetto neoliberismo, quello di cui si è parlato molto in questi anni. Prende le teorie di Smith sull'homo economicus e dice: l'uomo si muove, si ha comportamenti ottimizzati, si ha vantaggi, se ci guadagna qualche cosa, ma perché io dovrei collaborare se non ci guadagno niente? Non è un comportamento non razionale questo, e quindi siccome l'uomo è razionale, si muove solo se ha un vantaggio, se ha un interesse, collabora a quell'associazione, quel gruppo, se ha un interesse, se porta a casa dei soldi, se porta a casa dei vantaggi, non lo fa. È inutile che stiamo qui a prenderci in giro. Ecco, la semplifico, ma non è molto diverso da quello che diceva Milton Friedman. Questo filone va in crisi negli anni 90 e negli anni 2000, cioè si scopre che, per esempio, l'ambiente che era il più razionale possibile dell'economia, cioè le borse, questi sono due studi fondamentali, che il comportamento
che dovrebbe essere il massimo della razionalità, cioè come si muove una borsa, un mercato azionario, è fondamentalmente dettato dalle emozioni, dalla irrazionalità. Questo Ariely vince il Nobel dell'economia studiando i comportamenti irrazionali degli investitori. E dice, ma allora dov'è tutta questa razionalità? Dov'è tutta questa... No, se le emozioni, come dire, influenzano così tanto questo mondo, quindi non è proprio vero. Ma anche la teoria del gene egoista viene completamente messa in crisi con la nascita della cosiddetta epigenetica. Cioè, si scopre che certo che noi abbiamo un patrimonio genetico, è ovvio, ma i nostri geni, quelli che abbiamo, che ognuno di noi ha, si accendono e si spengono, uso questa espressione per farmi capire, a seconda dell'ambiente. Io ho geni che possono essere competitivi e ho geni che sono collaborativi. Se sono in un ambiente che enfatizza, premia, stimola, sollecita solo la competizione, il conflitto, certo che io posso diventare tremendo, come mostrano i comportamenti antisociali durante le guerre, gli accaparramenti, basta vedere un film di fantascienza, di colpo la società salta, questi buoni vicini di casa si fanno a pezzi gli uni con gli altri. Quello è molto realistico, perché accade, accade questo. Però noi sappiamo che abbiamo anche un patrimonio genetico che invece è appunto attrezzato per la collaborazione. Ecco. Vado verso la conclusione. Gli ultimi studi, vedete, siamo nel 2010, le cosiddette neuroscienze degli ultimi anni è un florilegio di studi sulla collaborazione. Potrei citarvi almeno 10 libri, di cui molti sono stati tradotti in italiano. Questo è uno dei libri più noti, si chiama Altruisti Nati. Questo è uno dei massimi neuroscienziati viventi, Michael Tomasello, che ci dice che noi sostanzialmente alla nascita, prima ancora di essere educati, siamo fondamentalmente, veniamo al mondo con un software, uso questa espressione, mentale di tipo collaborativo. Quindi noi abbiamo nel nostro cervello un fantastico computer che è fatto per collaborare. Quindi questo ormai le neuroscienze, su questo sono pochi gli studi che contrastano tutta questa. Vengo alla parte conclusiva, non voglio farla lunga. Quindi alla base della nostra cultura, cioè la cultura della collaborazione, vuol dire che alla base proprio della cultura umana, noi troviamo delle abilità e delle motivazioni che sono, si usa dire nel gergo, specie specifiche, cioè sono specifiche della specie. Cioè noi, come dire, osserviamo in molte specie animali comportamenti collaborativi, tantissimi, basta guardare i branchi di diversi tipi di animali, comportamenti degli scimpanzé, dei primati, però in nessuna di questi si può osservare una così intensa propensione di tipo collaborativo. Ecco. Vado all'oggi, quindi in questo scenario in cui siamo, noi vediamo anche proprio osservando la società comportamenti, siccome proprio abbiamo questo patrimonio interno, cioè se, come ha detto molto bene Lorenzo, noi allestiamo delle situazioni che favoriscono i comportamenti collaborativi, è come se noi, come dire, in qualche misura accendiamo maggiormente nella mente delle persone che sono lì quelle parti della mente che filogeneticamente, ontogeneticamente sono predisposte. Poi ci sono diversi livelli di, come viene chiamato in gergo, intelligenza emotiva. Ci sono persone che hanno una fortissima intelligenza emotiva e hanno una fortissima intelligenza sociale, sono molto bravi
a collaborare. Ecco. Nella sua essenza, e poi concludo, la collaborazione che cos'è? È un'azione, una cosa che si fa, che è però congiunta. Questa è la particolarità della collaborazione, è congiunta, si fa insieme a, per obiettivi condivisi. E così negli studi che noi abbiamo fatto in questi anni, mettendo insieme la letteratura, abbiamo trovato 5 elementi che la costituiscono. Vado rapido: una qualità di comunicazione e ascolto medio-alta, cioè non ce n'è. Se vuoi collaborare bene, per lungo termine, in modo profondo, devi dedicare del tempo per farti capire e capire chi hai davanti. Non è una roba che funziona. Ecco. Nascono dinamiche collaborative con alcune persone con cui, come si suol dire, ci si capisce al volo. Lo so, è capitato che a me nella vita, ma nel lavoro sociale, nel lavoro di comunità, nel lavoro di volontariato, ci capita di trovare persone con cui facciamo fatica a capirci al volo. Quindi abbiamo bisogno di, come dire, investire un pochino di tempo nella comunicazione e, secondo me, più che altro nell'ascolto. Cioè la buona capacità di ascolto è, come si suol dire, predittiva, si usa questo termine, di una buona collaborazione. È un investimento, perché io capisco tu cosa c'hai in testa, cosa vuoi, cosa desideri, che cosa pensi. Secondo, è un'altra cosa, sapersi coordinare. Chiunque di voi abbia sperimentato progetti fatti in collaborazione sa che si tratta di coordinare sia le attenzioni che le azioni. Questo è un elemento fondamentale. Terzo elemento: la collaborazione ha bisogno di tollerare che ci sono idee diverse. Ce n'è. Alcune persone fanno molta fatica, cioè pensano che si collabora solo quando la pensiamo nello stesso modo. Ecco, se fosse così, le esperienze collaborative sarebbero circoscritte, perché se noi possiamo collaborare solo se la pensiamo nello stesso modo, io collaboro con te solo se la pensiamo nello stesso modo, non si va molto avanti. Ecco, gli studi ci dicono che si comincia a collaborare quando c'è il minimo di condivisione delle idee. Alcuni pezzettini fondamentali e poi strada facendo vediamo. Quindi non è, se il vincolo iniziale, se l'asticella iniziale è troppo alta, diminuisce il numero degli interlocutori con cui collaborare. Noi abbiamo bisogno di includere. L'altra cosa è la fiducia, su cui è inutile che mi... La caratteristica, l'ha già prima detta Lorenzo, da solo una pennellata, della fiducia è che funziona, come della collaborazione, funziona, a noi piace dire, per anticipazione. Cioè se io voglio collaborare con te, se la cosa che posso fare per innescare questo processo è darti prima io fiducia, prima ancora che tu la dai a me. Cioè, chi intende collaborare tende a essere uno che rischia, come ha detto Lorenzo prima, la fiducia, rischia il passo della fiducia, fa il primo passo usando un linguaggio. Questo, per esempio, negli studi di Sennett è molto evidente, molto chiaro. Gli interessi allineati, che vuol dire che le persone, le organizzazioni hanno interessi diversi. Quindi l'allineamento sarà sempre imperfetto e procederà per approssimazioni, perché noi e quell'altra associazione non la pensiamo esattamente allo stesso modo, noi e quell'azienda non abbiamo gli stessi interessi, quella scuola e quell'oratorio non sono esattamente, però questa è nella natura della collaborazione, cioè l'imperfetto allineamento è qualcosa che si gestisce strada facendo per approssimazione. Se si ha in testa solo l'ideale, quindi possiamo collaborare solo se abbiamo gli interessi allineati, come prima ci fermiamo, non partiamo. E da ultimo quello che dicevo prima, cioè
uno scenario formale, le leggi, le istituzioni, le norme, i regolamenti, il capitolato d'appalto, il testo di un bando, sono dalla grande legge al bando della fondazione, tutto quello che regola e per certi versi facilita, quasi prescrive la collaborazione come una regola, come una norma, aiuta a sviluppare la cultura della collaborazione. Io mi fermo qui, interrompo, scusate se sono andato un po' lungo, e restituisco la parola. Grazie mille Ennio, siamo stati perfettamente nei tempi, quindi grazie mille. E adesso, un po' come valso per lo scorso incontro, abbiamo pensato un po' di aprire un piccolo momento utilizzando uno strumento di lavoro che si chiama Mentimeter, dentro cui provare un po' anche ad attivare il vostro protagonismo attorno alle sollecitazioni molto interessanti che Ennio ci ha lasciato. Per cui, per aiutarvi a capire un po' di che cosa stiamo parlando, lascio la parola al mio collega Francesco Monterosso che vi guiderà un po' all'interno di questo momento di lavoro che faremo insieme. Dopo questo lavoro che faremo insieme, ci dedichiamo una decina di minuti per farlo, adesso Francesco ve lo spiegherà bene, lasciamo un po' spazio ad un dibattito aperto per un po' restituirci, scambiarci, condividere che cosa ci ha più colpito, interessato dell'intervento di Ennio. Per cui, ringraziando Ennio per il suo intervento, lascio la parola a Francesco Monterosso. A te, Franz. Grazie Lorenzo, grazie Ennio per l'intervento. Lorenzo, allora se condividi un attimo la slide con la domanda, così la posizioniamo. Appunto, volevamo sfruttare questo spazio per consentirvi di esprimere un po' una vostra posizione. Abbiamo un centinaio di presenti a questa call, quindi magari non tutti poi potranno intervenire nel dibattito, ma ci interessava poter permettere, ecco, a tutti di poter esprimere un po' una propria visione su quello che Ennio ci ha detto. Quindi abbiamo scelto questa domanda che adesso vi leggo, quindi vi chiediamo di segnalarci quali parole chiave, quali termini che avete ascoltato nell'intervento di Ennio vi hanno colpito di più e in particolare quali possono tornare utili per costruire collaborazione nel vostro territorio. Quindi vi invitiamo proprio a provare a rielaborare un pochettino quello che avete sentito e provare a interiorizzarlo rispetto a anche un po' quello che è il vostro contesto collaborativo. Quindi adesso vi chiederemo, adesso vi spiego anche come fare per esprimerlo, vi chiederemo di scegliere tre parole, magari cercate di scegliere proprio tre parole, no? Di non fare delle frasi, ecco, o parole abbinate, perché questo permette poi di visualizzare meglio la vostra indicazione. Allora, abbiamo due possibilità, adesso condivido il mio schermo, vi metto in chat un link che dovrebbe arrivare. Ho messo in chat un link che vi consente di accedere appunto a uno spazio web all'interno del quale trovate tre campi nei quali inserire proprio le tre parole chiave, i tre termini che avete ascoltato e che vi risuonano, ecco, che vi possono tornare più vicini anche alla vostra esperienza. Quindi cliccando sul link che avete nella chat potete inserire questa vostra indicazione. In alternativa potete collegarvi al sito www.menti.com e inserire il codice che adesso vi leggo, che vedete anche evidenziato qua, 7249 9990, però vedo che già dal link qualcuno ha già compilato. Vedete che alcune parole, alcuni termini che Ennio ha espresso nel suo intervento sono stati già richiamati. Quindi ci prendiamo adesso qualche
qualche momento, lasciamo qualche minuto, ecco, in modo che ognuno possa procedere. Sono arrivate già 16, sono già arrivati 16 contributi. Allora, chi deve ancora scrivere può vedere i termini che sono stati inseriti e scriverli eventualmente nello stesso modo, se si riconosce ovviamente nella stessa parola, in modo che possano essere agganciati. Vedete che in questa nuvola di parole, in questo word cloud, i termini più gettonati hanno una dimensione maggiore, quindi in questo momento sicuramente ritorna la fiducia, ritorna l'ascolto, la pazienza, la condivisione, la collaborazione, la tolleranza, sono i termini che poi hanno colpito maggiormente. Intanto segnalo che ricordo che, come diceva Lorenzo, che ci sarà anche la possibilità poi di intervenire al microfono aperto, ecco, tramite la piattaforma, per cui se qualcuno poi vuole fare domande al relatore o vuole fare un intervento sui contenuti che ha ascoltato, ovviamente lo potrà fare. Quindi vi invito anche eventualmente a pensare a un vostro intervento. Vediamo intanto sempre fiducia, ascolto, tolleranza, condivisione sono molto gettonate, ma anche pazienza, comunicazione, rispetto, altruismo, interessi allineati, cultura, un po' meno gettonate, con diciamo, qualche interazione un pochettino più bassa, comunità, collaborazione, evoluzione, conoscersi, coordinazione. Ecco, queste sono alcune parole che avete segnalato. Siamo già arrivati a 64 votazioni, diciamo così, 64 segnalazioni, quindi Lorenzo, io direi che possiamo dare comunque il tempo a chi deve ancora fare questa attività di poterlo fare con calma. Ecco, però non so se prima di aprire il dibattito segno già rispetto a questa prima visualizzazione dei termini voleva già fare magari voglio fare già un piccolo commento e noi magari ti lasciamo un attimo la parola e poi magari apriamo il microfono per il confronto. Perfetto. Ma faccio un piccolo commento sulla parola tolleranza, perché è una parola fraintesa a volte, no? Per esempio, perché evoca, come dire, fa il bravo, cerca di sopportare l'altro. E quando Voltaire scrive il saggio sulla tolleranza, si fa riferimento anche a una dimensione filosofica, cioè che la nostra mente riesca a concepire che ci sono altre idee del mondo, che hanno cittadinanza. Quindi non è facilissimo, perché è come se ci fosse un dolore, ecco, uso questa espressione, un dolore cognitivo quando qualcuno dice una roba che non ci convince. Ora, noi educati da 20 anni di format televisivi che fanno della competizione delle idee la loro, perché funziona così, no? Tu devi sempre, siamo quello che dice un autore francese, appunto, Baudrillard, dice: noi ormai siamo stati educati da 20 anni di format televisivi all'idea del dibattito come una guerra incessante di posizione che non si risolve mai, non è possibile andare d'accordo, no? Quindi ci siamo diseducati al dibattito che poi produce un dialogo e può produrre certo un conflitto, ma anche un consenso. Non è che tutte le volte, noi lo sappiamo nella vita che funziona così. Ecco. Quindi la tolleranza, vorrei così commentarla in questo modo, anche come capacità di concepire un'idea che ci è quasi un po' fastidiosa all'inizio, perché è un'idea delle cose, ma che cosa dice quello lì, ma che cosa assurda, ecco. Educarci, ma lo dico prima di tutto per me stesso, al fatto che ci sono al mondo altre idee, lasciarle lì, lasciarle respirare un attimo prima di contrastarle, ecco, credo che sia un'attività autoformativa per chi vuole nella vita coltivare un'arte della collaborazione. Ecco, io mi sono fatto questo, è un programma che ho anche su me stesso, non è che lo propongo agli altri. È un'autoeducazione.
Va bene, Franz, mi sembra che a questo punto, se può andare bene a tutti, direi che possiamo aprire questo spazio molto importante di dibattito, lasciando la parola ai presenti. E possiamo usare questo spazio per come meglio lo desideriamo, per cui se abbiamo voglia di provare a chiedere ad Ennio di approfondire qualche questione che ha trattato, che ha introdotto, va benissimo. Se abbiamo voglia di provare a portare anche un nostro pensiero rispetto ad un'esperienza di collaborazione, anche riportandone un po' gli aspetti di fatica, o portando qualche esperienza locale, chiedendo magari qualche consiglio rispetto alla possibilità anche di avere un riscontro da parte di Ennio. Possiamo usare questo momento un po' per portare un nostro vissuto, un nostro stato emotivo rispetto a tutte le sollecitazioni interessanti e importanti che Ennio ci ha lasciato. Per cui sentiamoci pure liberi in questo momento di provare a lasciare spazio ai nostri pensieri. Potete con la manina che trovate in alto se segnalare la vostra disponibilità di intervenire, io di volta in volta vi lascerò la parola, magari se ci sono delle domande ogni due o tre interventi lascerei un po' la parola a Ennio per dare una restituzione. Per cui non so chi vuole partire, di solito è sempre difficile un po' partire per primo, però vedo già Massimo Avigni di Porti in Rete che ha il primo desiderio di poter intervenire, quindi lascio subito a te la parola. Grazie Massimo, prego. Non ti sentiamo Massimo. Massimo ha staccato il microfono. Scusate. Prego. Ho convinto di parlare a ruota libera come al solito, invece parlavo al nulla. A te. Scusate. Prego. Ripeto, ringrazio il dottor Impamonti per averci illuminato questa sera rispetto a determinate tematiche, in particolar modo per quanto riguarda appunto la tematica della collaborazione. E cerco brevemente di riassumere un po' quelle che sono delle esperienze vissute, come chiedeva magari anche Lorenzo di fare, su quello che è il nostro territorio, che è un territorio di un comune della realtà mantovana, un comune composto di circa 16.000 abitanti, si chiama Porto Mantovano. La nostra realtà di cui io sono presidente è una consulta, è un'associazione di secondo livello, quindi una rete di associazioni che si chiama Porti in Rete, e come giustamente diceva prima il dottor Ipamonti, ci è sempre stato coniato, chiamiamolo così, il termine che noi come associazioni siamo molto bravi nel fare, nel creare opportunità, nello stimolare magari anche tramite idee, progetti, l'amministrazione comunale, con cui noi abbiamo anche da statuto l'obbligo di ovviamente andare a confrontarci, collaborare e soprattutto essere un interlocutore, non dico privilegiato, ma comunque essendo una realtà presente sul territorio, formata da associazioni del territorio, abbiamo forse anche più quel senso di vicinanza e quella sorta di confronto, non dico quotidiano, con il territorio, con la gente, con le persone, che forse un'amministrazione comunale, sebbene possa essere vicina, forse non ha. Per tornare a quello che è un po' la sensazione nostra, è cioè il fatto che da sempre noi abbiamo una sorta di condivisione di intenti e di progetti attraverso i quali abbiamo anche partecipato a bandi di Regione Lombardia, di Fondazione Comunità Mantovana, proprio perché avevamo appunto questa condivisione di progetti e di intenti con l'amministrazione comunale. E forse, dico io,
Sebbene inizialmente ci sia appunto questa condivisione di intenti e di progetti, abbiamo preso coscienza che forse ci sono magari due livelli di interesse o senso di appartenenza alla progettualità che poi vengono messe in campo, cosa che poi crea scetticismo, diffidenza, paura, forse ci chiediamo noi che ci sia una sostituzione di ruoli tra il welfare, il mondo del terzo settore e le amministrazioni comunali, con una, diciamo così, passatemi il termine, una commistione di ruoli e dei confini che debbano essere in realtà ben definiti per competenze e ovviamente per ruoli. Tutto ciò con conseguente perdita di entusiasmo, magari da parte del mondo del terzo settore, che è abituata appunto, come dicevo prima, al fare e ad avere anche tempi di reazione decisamente diversi da quelli che può essere la macchina, chiamiamola amministrativa, e quindi un senso di sfiducia barra perdita di motivazioni per proseguire quelli che possono essere appunto i percorsi di collaborazione condivisa tra il mondo del terzo settore e le amministrazioni comunali. So che magari potrebbe essere una domanda a cui forse non c'è risposta, ma mi chiedevo se il dottor Ipamonti ci può dare una sorta di sua opinione su quello che potrebbe essere i metodi per trovare quelle affinità o quelle perdite di barriere o confini che ci possono essere nel mondo della collaborazione tra il mondo del terzo settore appunto e le amministrazioni comunali o in generale con le istituzioni. Grazie di tutto, scusate se mi sono dilungato più di tanto. Grazie a te Federico, a questo punto visto che hai sollecitato un po' la risposta di Ennio, Ennio ti lascerei subito la parola e poi passiamo agli altri interventi. No, super rapido, così c'è spazio per gli altri. No, credo che quello che dice Massimo sia la sfida di questi anni, nel senso che, la faccio breve, l'Italia è un posto in cui abbiamo più o meno lo stesso numero di persone socialmente attive degli inglesi e 20 volte le organizzazioni degli inglesi, per darvi l'idea. Cioè la nostra è un posto fatto così, cioè come, ma è il nostro bello, cioè abbiamo non so quanti formaggi locali, ecco. Cioè per noi coltivare la collaborazione è anche una necessità, fare reti è una necessità, perché abbiamo una moltitudine di appunto associazioni di piccole dimensioni, come le imprese, sapete che noi abbiamo il record delle piccole e medie imprese, abbiamo il record anche delle piccole e medie associazioni, i colleghi del CSV lo sanno benissimo questo, no? Quindi quello che dice Massimo è vero, e sono due cose diverse. Una è la collaborazione fra le organizzazioni di terzo settore, l'associazionismo, dove storicamente i problemi erano su base ideologica o confessionale, per un lungo periodo storico, cattolici, laici, di sinistra. Adesso non è questo secondo me il tema, è la pluralità delle specializzazioni. Cioè abbiamo delle associazioni che sono iperspecializzate, un tempo non era così, l'associazione dei genitori di bambini con quel problema, l'associazione che... Quindi questo è frutto delle società contemporanee, no? Appunto il cosiddetto associazionismo su interessi. Quindi quel lavoro che fa Massimo, che fate voi a Porto in Rete, è fondamentale. Bisogna continuamente mettersi in rete. L'altro film è con la pubblica amministrazione. Adesso con la riforma del terzo settore, tutti i provvedimenti, anche pronunciamenti della Corte Costituzionale, per esempio, si fa appello in un modo molto spinto
su forme di collaborazione pubblico-privato basate sulla coprogettazione, quindi forme nuove, diverse, su cui dovremmo diventare bravi. Però se uno è allenato a farlo già, perché c'ha la rete, è già pronto, scusate se io uso questa espressione, l'ultima cosa che dico è la differenza fisiologica fra una istituzione pubblica e un'associazione, tanto quanto, cioè è inutile, qui dobbiamo stare tranquilli, le istituzioni non sono delle associazioni e le associazioni non devono fare troppo il gioco dell'istituzione, cioè ognuno deve fare il suo gioco, quindi c'è una tensione fisiologica, una dialettica fisiologica, cioè non saranno mai completamente allineate, anzi quando sono completamente allineate c'è qualcosa che non va, sono troppo schiacciate sul pubblico oppure il pubblico produce quell'associazionismo molto collaterale alla politica di cui l'Italia è diventata, ecco, quindi c'è quella tensione lì, se c'è rispetto, quindi io ti sto un po' addosso perché sei lento, tu mi dici sì, però devi anche capire che devo fare le delibere, quella roba lì è sana, non è, ecco, certo la pubblica amministrazione del XXI secolo si deve dare una svegliata, non c'è dubbio, e il Covid ce l'ha mostrato, alcuni sono riusciti, alcuni riescono, alcuni comuni si sono davvero dati una mossa, però nel contempo, ecco, l'associazionismo isolato che va per la sua strada, così uno può farlo nella vita, ecco, però sicuramente non è quello che ci serve oggi, ecco, oggi ci serve come porto in rete, ecco, queste sono le forme oggi più contemporanee. Grazie Ennio, e lascerei la parola, ho visto che non si è segnato nessuno ancora con la manina, però se qualcuno ha voglia di intervenire, di fare un intervento, di lasciare qualche sollecitazione, vi lasciamo la parola con piacere. Prego, Giuseppe Papa, prego. Io parlo da sindaco, visto che sono stato tenuto in ballo il discorso delle amministrazioni per quanto riguarda i rapporti che hanno con le associazioni, purtroppo spesso hanno a che fare con persone che propongono molto molto sulla carta e poi quando vengono tradotte, vi porto per esperienza diretta perché io vengo dal mondo del volontariato, sia da parte di Protezione Civile che associazionismo che è di aiuto alla persona, vi garantisco che la difficoltà è dialogare con chi lavora molto di computer e poco poi quello che viene poi tradotto sul territorio, magari giustificandolo che occorrono più fondi, più soldi e più altre cose. Quindi vi volevo portare l'esperienza mia personale, che prima di dare il via a un'associazione, soprattutto per l'aiuto alle persone, dobbiamo sondare molto e ci dobbiamo confrontare molto, perché una volta che ci si è introdotti poi non si riesce più a tornare indietro. Grazie. Grazie a lei. Lascerei adesso un attimo la parola ad Angelo Pozzi. Prego. Angelo, il microfono si è rispento, dovrebbe riaccenderlo. Eccoci, perfetto. Mi sentite adesso? Sì. Sono un cittadino intanto, intervengo come cittadino anche se faccio parte di un'organizzazione volontaristica. Mi premeva sollecitare un chiarimento sul concetto di interesse. Il concetto di interesse spesso si declina come interesse individuale. In realtà noi sappiamo tutti che viviamo in una società e che da soli non dureremmo più di 24, 48, 72 ore. Allora io penso che le associazioni di volontariato potrebbero anche assumere il ruolo di agenzia culturale per la diffusione
di un concetto di interesse come appunto concetto di interesse necessariamente sociale, direi. Mi fermo qui. Grazie. A te, Ennio, questa sollecitazione. Sì, no, super rapido, perché vedo che ci sono altre persone, mi fa piacere se intervengono. No, mi è piaciuto molto il commento del sindaco, lo ringrazio, perché il nostro è un paese in cui c'è, secondo me, un eccesso di pregiudizio negativo contro le istituzioni. Cioè sembra che quello che viene dal pubblico non va mai bene, il governo, le robe. Questa è la nostra tradizione. Ecco. E un indulgente, a volte un po' acritico, pregiudizio positivo verso la società civile. Ma la società civile c'è dentro di tutto, eh. Cioè, nella società civile c'è gente che fa delle associazioni farlocche, eh. Cioè che sono in tre. Ne ho conosciuto uno che era uno, lui, la moglie e il figlio. Adesso ho capito, ma questa è un'associazione, ragazzi. Adesso. Quindi secondo me fa bene il sindaco a guardare dentro, perché non abbiamo bisogno di avere istituzioni di qualità e associazioni di qualità. E ognuno deve rendere conto per quello. Cioè non è che siccome sei l'associazione vai bene, ma chi è che te l'ha detto? Cioè non è una patente di eticità. Dipende che cosa fai, cosa non fai. No? No? Non so se vi ricordate qualche anno fa c'era stato lo scandalo delle adozioni a distanza. Cioè sono spariti milioni di euro di donazioni, eh. Quindi è un mondo dove ci sono esseri umani, l'abbiamo visto prima, ci può essere di tutto, ci sono anche gli specchietti per le allodole, quindi quello che fa il sindaco secondo me è fondamentale. Oggi ci servono delle buone istituzioni che sappiano anche a nome del pubblico discriminare l'associazionismo di interesse egoistico un po' collaterale, un po' furbetto, da un associazionismo solidale, generativo e di comunità. E uno c'ha la lista, ne ha 36, come fai a saperlo? Devi conoscere. Quindi io proprio condivido in pieno quello che dice il sindaco. Dall'altro, ecco, quello che invece è stato detto adesso da Angelo Pozzi. È vero, noi siamo immersi in una società che ha fatto del culto dell'individuo il suo totem. Cioè noi siamo in una società iperindividualizzata, come la chiama Manuel Castell, un noto sociologo, iperindividualizzata, io. E questo individualismo sfrenato ci ha dato un enorme vantaggio, cioè ognuno tiene molto alla propria libertà, ai propri diritti, alle proprie cose, ecco, ci dà un grande svantaggio. Siamo diseducati a fare con gli altri, collaborare con gli altri. Ecco, quindi condivido appieno questa idea dell'associazione come anche un'agenzia culturale. Cioè non c'è solo un fare, porta le persone malate con la macchina, sì, va bene, però si tratta anche di rigenerare una cultura che si è molto indebolita. Guardate che gli studi sulle, cioè il nostro è un paese che aveva, c'è un indicatore, si chiama capitale sociale. Il nostro è un paese che è uscito dal dopoguerra molto povero dal punto di vista delle risorse materiali, dell'industrializzazione, con altissimo capitale sociale. Che cosa vuol dire? Fiducia, legami, relazioni, famiglia, vicinato, chiesa, bla bla bla. Adesso cioè il nostro capitale, siamo diventati molto più ricchi, ma il nostro indice di capitale sociale continua a decrescere, è sempre più basso, è di fatto da over 50, over 60. Adesso se noi facessimo qui un sondaggio, io ne ho 62, non so voi, ma non è che siamo una banda di giovinetti qua. Quindi abbiamo bisogno di coltivare una cultura della solidarietà nuova del XXI secolo che si coniuga bene con persone che sono figlie del loro tempo. Cioè, il mio motto è: puoi essere individualista, ma non è detto che devi essere un egoista.
Cioè puoi essere contemporaneamente, lo mostrano molti dei miei studenti, individualista, cioè pensi a te, al weekend, alla ragazza, al tempo libero, eccetera, a star bene, però poi ti impegni con Emergency o con... lo fanno i ragazzi, eh? Non come lo facevamo noi, lo fanno a loro modo, perché sono figli del loro tempo. Ecco, quindi io condivido completamente quest'idea di Angelo che dice... Forse oggi le associazioni devono fare cultura, devono quindi mentre noi siamo molto settati sul fare organizzativo, sul fare le cose e poi ci lamentiamo che non arrivano gli altri nuovi, ecco. Quindi condivido questa prospettiva. Grazie Ennio, lascio la parola a Francesco Molesini. C'è anche un'altra mano, vedo. Sì, sì, ce ne sono altre tre, dopo gliele passo. Sì, sì, ma lascio gli altri, era che c'era un momento di silenzio, volevo solo dire che mi era piaciuto molto il termine della collaborazione imperfetta, perché credo che se davvero dobbiamo lavorare solo con quelli uguali a noi, abbiamo già finito, quindi mi è piaciuto molto quel concetto lì, basta, era solo quello. Grazie Francesco, allora lascio la parola a Marina Pini. Prego Marina, lei. Microfono, Marina. Microfono, esatto. Dicevo, riflettevo sulla specificità del terzo settore, del primo settore, del secondo settore, del quarto settore e trovo che spesso queste specificità non sono chiare e c'è tanta confusione. Il terzo settore si sostituisce al primo settore, il primo settore fa in parte quello che dovrebbe fare il terzo, cioè io credo che proprio che perché anche utilizzando questi numeri che caratterizzano diciamo ruoli sociali diversi e comportamenti e azioni sociali diverse, se abbiamo dato un numero c'era anche una modalità per cercare di identificare, no, delle funzioni e quindi penso che sia molto importante lavorare su questa specificità per trovare degli ambiti di definizione di ruoli in un dialogo, quindi collaborativo, ma per specificità nei diversi settori, dal produttivo ai servizi, al volontariato e via via. Sezionare questi settori, vedendone diciamo uno, diciamo ognuno a sé, credo che non aiuti. Grazie. Grazie a lei Marina, grazie del suo intervento. Lascerei adesso la parola ad Anna Maria Furini. A te Anna Maria. Se riesco ad aprirlo. Perfetto, ti sentiamo. Mi sentite? Molto bene. Sono Anna Maria Furini, sono presidente di un'associazione Educare Oggi e anche faccio parte della rete del volontariato, dei volontari volta per volta, della consulta delle associazioni. Ecco, volevo focalizzare l'attenzione, intanto grazie di questo escorso storico, che io amo molto la storia e quindi questa evoluzione del concetto di collaborazione veramente validissimo e mi ha aperto molte, molte luci. Volevo fissare l'attenzione su il titolo di quel libro di Tomasello, Altruisti nati, che mi è piaciuto tantissimo, ma mi piace soprattutto come messaggio, perché tante volte diciamo, e l'abbiamo visto nella storia, l'uomo biologicamente nasce egoista, e invece è bellissimo pensare che l'uomo non nasce egoista, ma ha nel suo cervello proprio quelle caratteristiche che e presupposti per la collaborazione. E lo voglio proprio esemplificare, aggiungendo però una cosa: ha i presupposti per la collaborazione, ma l'ambiente in cui nasce, vive, deve sollecitarlo, deve aiutarlo in questo. E l'abbiamo visto proprio la settimana scorsa. Come associazione, come rete delle associazioni, abbiamo fatto un intervento nelle scuole, nella scuola secondaria inferiore, la scuola media, per presentare il volontariato. Abbiamo incontrato tutte le classi,
prime, seconde, terze. L'ultimo intervento è stato sulle prime ed è stato veramente affascinante perché ci hanno chiesto anche addirittura che cosa sentiamo noi volontari quando svolgiamo questi compiti. E poi ci hanno chiesto cosa avrebbero potuto fare loro e noi gli abbiamo detto che c'è un'attività da cui potrebbero partire, che è io raccolgo e tu. E nel pomeriggio mi hanno mandato la foto di tre ragazzini volontari con il loro cestino, la loro pinza, eccetera, che avevano fatto un sacco alto così di cose raccolte nel territorio. Allora dico che veramente c'è bisogno di educazione al volontariato, perché nel cervello e nel cuore dell'uomo c'è questa attitudine alla collaborazione, però dobbiamo fargli vedere anche gli esempi e dargli le possibilità per farlo, e questo è veramente molto significativo. E poi pensavo ai cinque punti che ci ha presentato e lì mi ci sono proprio specchiata. Perché noi come rete delle associazioni continuamente dobbiamo proprio mettere in campo comunicazione, ascolto, coordinamento, tolleranza, fiducia reciproca e quegli interessi allineati, quella sfida adattiva che è favolosa, perché veramente è un concetto bellissimo. Tutte le volte che siamo in cabina di regia questa sfida adattiva c'è, perché culture diverse, temperamenti diversi, Però c'è questo desiderio di comunicare, di ascoltarci, questa fiducia reciproca e quindi continuamente ci adattiamo e cerchiamo di adattarci poi anche all'esterno. Per cui grazie delle sollecitazioni che mi ci sono proprio riconosciuta in pieno. Grazie. Grazie a te Maria. Lascerei la parola adesso a Raffaella. Prego Raffaella, lei. Buonasera. Ciao a buonasera. Tutti, buonasera. Mi sentite? Benissimo. Bene. Mi ha aperto il cuore l'ultimo intervento di Anna Maria, perché in realtà le mie considerazioni vanno un po' in una direzione diversa. Mi ricollego anche al discorso sull'individualismo che si faceva prima. Cioè quello che ho riscontrato insomma spesso a Pavia, io vivo a Pavia, faccio parte insomma del presidio di Libera di Pavia, di associazione di genitori eccetera, e quello che notiamo spesso è che quando si cerca di fare rete tra associazioni, purtroppo a volte le singole associazioni fanno fatica a come dire, lasciare cadere un po' la propria individualità in nome naturalmente degli interessi comuni che dovrebbero appunto guidare il processo di fare rete e fare rete magari solitamente per una causa comune, come dire, per rafforzare la massa critica che può in questo modo, essendo insomma più numerosa e coagulando più associazioni, può avere una maggiore voce in capitolo, per esempio penso rispetto alle istituzioni. Quindi io insomma spesso ci siamo ritrovati appunto a constatare la difficoltà di non rinunciare alla propria idea precisa, quel dolore cognitivo di cui parlava prima Ennio Ripamonti, che insomma mi è piaciuta molto, cioè questa cosa di che si sente un'idea diversa dalla propria e ci si irrigidisce e poi magari lasciandola lì invece si scopre che come dire, integrata con altre idee può essere una buona idea e può soprattutto favorire il raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, quindi insomma, questa è una considerazione, so che non c'è una ricetta ottimale per creare rete, si devono forse creare una serie di situazioni, di un'alchimia anche in qualche modo, però insomma volevo un po' sentire da Ennio, anche dagli altri, qual è il vostro punto di vista e se avete avuto un'esperienza simile. Grazie.
Grazie mille Raffaella. Darei adesso la parola a Luca prima di rilasciare la parola a Degno per un commento rispetto alle vostre sollecitazioni. Per cui a te Luca la parola. Prego. Ah, ok, grazie mille. Sperando che si senta bene. Sempre nel contesto un po' della rete di relazioni, la mia domanda per il signor Egno riguarda il fatto che una tendenza che ho notato comunque negli ultimi anni è il fatto che parallelamente alle associazioni del terzo settore, parallelamente alla pubblica amministrazione, si stanno anche sviluppando parecchie piattaforme digitali che hanno lo scopo di integrare, comunque insegnare alle persone, no, dei comportamenti corretti, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista un po' anche del rapporto con l'ambiente. Ce ne sono di vari tipi, insomma. E vorrei sapere dal suo punto di vista, comunque anche da chi magari ha sicuramente più esperienza di me un po' nel mondo del terzo settore, se nella rete di relazioni che un'associazione dovrebbe creare può esserci spazio anche magari per dei progetti con questo tipo di realtà, visto che parlano magari più a, appunto, ai ragazzi, no? Come si diceva prima, anche sono molto abituati a atteggiamenti individualisti, magari con l'aiuto delle associazioni si potrebbe integrare da un lato appunto comportamenti corretti che però riguardano magari più il singolo e poi l'attività di associazione che invece riguarda più un aspetto collettivo. Spero di essermi spiegato bene, sono molto, diciamo, curioso magari delle vostre opinioni, insomma, sul tema. Grazie Luca. Allora io lascerei a te Ennio un po' la parola per un commento sulle sollecitazioni di Marina, di Anna Maria, di Raffaella e di Luca. A te. Ma magari parto da questa cosa che ha detto adesso Luca, che trovo molto interessante. Suggerisco a Luca anche di, se ti piace leggere, c'è un sociologo tedesco di origine coreana, un personaggio incredibile che si chiama Byung-Chul Han, impronunciabile, ha scritto un libro, proprio un piccolo libretto che si chiama Nello Sciame, che mostra i comportamenti collaborativi nel mondo digitale e li paragona agli sciami che si aggregano, si disaggregano, cioè mentre sono collaborazioni temporanee che poi si diluiscono, sono intense. Ecco, questa è una caratteristica del web. Allora, tu dici, ma sarebbe interessante per chi fa associazionismo classico, novecentesco, come quello che facciamo noi, interagire con le piattaforme di tipo collaborativo? Assolutamente obbligatorio, cioè sì. Mi è capitato pochi giorni fa di conoscere un gruppo di ragazzi delle scuole superiori che ha fatto un progetto tutto finanziato in crowdfunding, totalmente dal basso, totalmente autogestito. E solo quando ce l'hanno mostrato, ci hanno fatto vedere i soldi raccolti, le collaborazioni a nate, ci siamo resi conto che queste erano molto più in gamba di quanto noi pensassimo. Quindi ci sono delle esperienze. Ad esempio, c'è uno studio che è stato fatto sul welfare collaborativo in Lombardia, anche nel mondo del terzo settore dell'associazionismo, per esempio piattaforme collaborative anche di tipo condominiale, anche di strada, cioè durante il lockdown, per esempio, noi abbiamo studiato, io sono entrato dentro in una di queste, i comportamenti delle piattaforme che vengono chiamate social street, non so se li conoscete. Sono di strada, io mi sono iscritta a uno di tutti i residenti di quella strada. Fino a pochi mesi, un anno fa, molti di questi scrivevano: c'è una buca in via Paolo Sarpi 37, insomma, ma cosa fa il comune? Ok, quindi perché il web spesso è colonizzato da una cultura di lamentazione, dal hate speech, come dicono alcuni, cioè dall'insulto, dalla polemica. Però queste piattaforme possono diventare l'opposto. Cioè, a un certo punto alcuni hanno cominciato a postare, cittadini, hanno cominciato a postare cose del tipo:
chi ha tempo di dare una mano a fare i compiti ai ragazzini che sono in via Roversi, che sono a casa? C'è qualcuno che può mettere in condivisione il wifi del condominio? Ma non perché ci fosse un'associazione, ma perché gli esseri umani sono tante cose, ecco. Allora adesso si pone il problema di come non solo il terzo settore organizzato e l'amministrazione, ma come tutti noi riusciamo a coalizzare e organizzare quella energia dispersa, come dire, pulviscolare, di persone che loro hanno voglia di fare qualcosa di utile, ce ne sono, ma non sono organizzati, non hanno un porto, non hanno una base, non hanno... E questi aumentano, cioè aumentano le persone che hanno voglia di fare qualcosa ma non sono organizzate. Quindi quello che tu dici secondo me è molto interessante, bisogna capire come si riesce a fare questo, ma lo trovo interessante. Questo, e quelli della tua generazione ci possono insegnare questa cosa, cioè di come possono funzionare delle forme di collaborazione anche meno strutturate, organizzate, precise, col protocollo, con la firma, ma che vanno di più su progetti che iniziano e finiscono. Ecco, io sono molto curioso e interessato da queste cose, anche se le maneggio poco, anche perché ho 62 anni, non ne ho 22, insomma, quindi insomma, ognuno... Però... vedo che questa cosa funziona, ci sono molti anche movimenti dei diritti civili, gruppi che usano molto le piattaforme collaborative. Non so se avete visto, per esempio, la più grande piattaforma collaborativa al mondo, si chiama change.org, serve per fare petizioni. Noi la vediamo nella versione delle petizioni, ma questa piattaforma collaborativa negli Stati Uniti da anni viene usata dai cittadini che per fare azioni civili in un dato contesto. Quindi io credo che questa cosa aumenterà inevitabilmente. Ecco, invece per commentare al volo quello che ha detto Anna Maria Furini, mi è molto piaciuto quell'esempio dei ragazzi che subito dopo hanno fatto la foto, perché secondo me è interessante questo, cioè il volontariato, l'impegno sociale, la solidarietà nelle generazioni queste contemporanee, quelle del sentire, non del pensare. Noi siamo stati coltivati, noi siamo una generazione che i cui comportamenti sono determinati da valori. Ok, ecco, tenete conto che molti ragazzi contemporanei si muovono su emozioni, non su valori, emozioni. Se noi coniughiamo i valori con le emozioni, facciamo bingo, se no questi se ne vanno a fare base jumping, cioè si lanciano giù, vanno a cercare le emozioni. Quindi se l'impegno sociale è anche qualcosa che ti gratifica, ti diverte, ti senti migliore, stai meglio, perché noi sappiamo che così è, perché sappiamo per esempio che il comportamento prosociale produce ormoni del cervello che danno benessere. Questo ci ha pensato madre natura a fare questa roba qui. Si attivano gli stessi ormoni che si attivano quando una donna è incinta. Neuroscienze, non è che vivendo balle. Perché? Perché il comportamento prosociale è specie specifico, perché noi abbiamo cuccioli che vanno allevati per tanti anni. Se non avessimo comportamento prosociale, abbandoneremmo i cuccioli. Tant'è che quando accade è una cosa gravissima. Quindi noi abbiamo i nostri neuroni specchio, la nostra mente funziona così. Ecco, quindi se noi riusciamo a fare quello che hanno fatto Anna Maria Furini, cioè più che fare lunghi discorsi in cui ci spiegano a fargli il discorso, non hanno più i valori, ecco, basta quella roba lì, cioè, vi prego, questa roba non hanno i valori, noi, ecco,
loro c'hanno i valori che la nostra società dalla mattina alla sera gli vende, il successo, la bellezza, quelli sono i valori in cui sono immersi. Quindi se fiutano però qualcosa, qualcuno che li emoziona, che gli fa provare una cosa bella, in cui uno si sente migliore, lo fanno. Si chiama contagio emotivo. Noi mettiamo insieme il contagio emotivo con i valori della solidarietà, siamo nel XXI secolo, se no facciamo come dice mia nipote, i pipponi, lei li chiama così. Ecco. Noi non dobbiamo più fare i pipponi, cioè noi dobbiamo proporre delle cose utili, belle, che ti viene voglia di farle. E quando le fai sei contento, stai meglio tu, sta meglio gli altri, ti dicono bravo. Quindi questo secondo me è la cifra. L'ultima cosa che ha detto Raffaella Guglielman sulla rete, bisogna stare attenti che le reti fra organizzazioni funzionano su un principio che si chiama doppia lealtà. Cioè le organizzazioni hanno la loro senso d'appartenenza, uno quando va in una rete ce l'ha prima di tutto per la sua associazione, no? Ok, quindi noi gli chiediamo una doppia lealtà, cioè di essere fedeli ai principi della loro associazione, perché non può essere che io non sono più attento ai valori, che so, degli alpini, valori, noi abbiamo... E ti chiedo però anche di aderire ai valori e ai principi e agli scopi della rete. Allora, a volte alcuni sottovalutano quanto sono allineati o disallineati questi due. Quindi si tratta di capire quanto gli interessi, la lealtà per la propria organizzazione sono compatibili e allineabili con quelli della rete. Ed è un lavoro che si fa per approssimazione. Un'altra cosa che mi viene da dire, che dice un mio maestro con cui ho lavorato tanti anni, che è un americano con cui ho lavorato, lui dice sempre questa cosa con le reti: starting small, go slowly, partite in pochi, andate piano. Lui dice sempre questa roba qui. Non allarghiamo subito troppa gente, si fa fatica a mettersi d'accordo, si parte in pochi, si crea un primo nucleo caldo, ci si allinea, si esprime un'energia gravitazionale e gli altri arrivano. Quindi è meglio, se apriamo troppi discorsi con troppa gente, con troppe organizzazioni molto diverse, non ce la facciamo, è sfibrante e la gente si stufa. Quindi una strategia e può essere questa: se si fa fatica si va avanti un po' con quelli che ci sono e via via si includono altri. Allargare a persone e organizzazioni molto diverse delle volte fa, diciamo, collassare le reti. Vedo altri che vogliono parlare, quindi non aggiungo parole. Grazie, lascerei la parola a Maria Grazia. Prego Maria Grazia, lei. Mi sentite? Bene. Mi sentite? Ok. Sarò velocissima. Sono molto contenta di aver partecipato a questo incontro, perché io sono un'insegnante e con un gruppo di mie colleghe, dalla scuola materna alla scuola media del nostro istituto comprensivo, abbiamo formato questa piccola associazione che è Insieme per la Scuola, che non è però per gli insegnanti o raccolta fondi dai genitori, ma è dei ragazzi. Io sono convinta che vanno educati alla collaborazione e quindi abbiamo creato, siccome avevamo molti ragazzi, soprattutto alla scuola media, che non avevano i libri di testo, allora ci siamo inventati i pomeriggi della solidarietà. Cioè qualcuno era anche un po' scherzato da questo punto di vista, per cui abbiamo detto: creiamo il progetto solidarietà con un obiettivo didattico o educativo preciso, non schernire o eliminare il tuo compagno perché non ha le stesse possibilità che tu, ma lavora perché lui le abbia. Secondo me bisogna non solo dire non devi fare questo, non devi fare quello, ma vanno educati a lavorare insieme, a lavorare per gli altri, perché vedete, è molto difficile fare solidarietà con il tuo compagno di banco che è lì tutti i giorni della tua vita.
Cioè, ci vuole una certa educazione per poterlo fare. Per assurdo, è più facile raccogliere l'obolo e mandarlo in Africa, però intanto ci pensano gli altri. Ma qui invece ci devi pensare tu con la tua vita di tutti i giorni. Per cui abbiamo questi pomeriggi della solidarietà dove i ragazzi lavorano, eccetera, raccogliamo fondi e ci siamo istituiti in questa piccola associazione proprio per gestire in maniera trasparente i fondi. Poi è chiaro, collaboriamo anche con tante associazioni del territorio, la giornata ambientale piuttosto che, non so, la protezione civile, eccetera. Però ecco, questo è un progetto proprio educativo nostro all'interno e lavorano tutti dalla scuola materna fino alla scuola media. Adesso per esempio abbiamo in programma di far scrivere un libro ai ragazzi che poi editeremo con un editore che e questo qua e questo verrà venduto e il ricavato verrà utilizzato per pagare l'uscita didattica ai ragazzi che non possono partecipare piuttosto che pagare lo spettacolo teatrale oppure i libri di testo che lui non ha, in modo tale che tutti abbiano le stesse possibilità. Grazie Maria Grazia. Lascerei adesso la parola anche a Marzia. Prego Marzia. Forse serve staccare il microfono, Marzia. No. Niente, vediamo se Marzia riesce a connettersi, altrimenti, visto che mancano un po' 10 minuti, se c'è ancora qualcheduno che ha voglia di lasciare qualche suo pensiero o di fare qualche domanda a Ennio o di condividere ancora qualche sua opinione rispetto alle cose che un po' ci siamo detti. Niente, vedo che Marzia si è staccata. Vabbè, allora, visto che mancano pochi minuti, io direi che a questo punto possiamo andare a chiusura e per farlo ricondivido un po' per chiudere il nostro intervento, ricondivido un attimo le nostre slide per lasciarvi un'informazione. Dovreste riuscire a vederle. Lorenzo, avevo alzato la mano. Ah, chiedo scusa. No, niente. Solo per una cosa molto veloce. Innanzitutto volevo di nuovo ringraziare Ennio e quindi anch'io mi accodo a tutti i ringraziamenti. Per quel che vale per il CSV e per tutti gli operatori, penso che oggi siano emersi alcuni temi e alcune questioni che sicuramente è da tempo che stiamo un po' affrontando rispetto appunto ai temi culturali che cerchiamo di approfondire, di portare avanti e quindi lo ringrazio perché anche per noi sono utili questi momenti di confronto con appunto Ennio, ma anche e soprattutto con le associazioni, perché così possono esserci d'aiuto rispetto alle azioni, alle attività e anche a quello che noi cerchiamo di costruire nei territori. Quindi ecco, credo che davvero che oggi siano emerse alcuni aspetti del nostro lavoro che vanno sicuramente approfonditi e su cui dobbiamo davvero spenderci in modo operativo, ecco, mi viene da dire. Quindi grazie a tutti davvero perché ci si ritrova e mi sembra appunto che stiamo costruendo anche qui su una piattaforma una comunità, no? Come diceva prima Luca, che coltiva insomma gli stessi interessi, ha lo stesso sguardo, perlomeno cerca di dialogare, di confrontarci. Questo mi sembra molto bello, ecco. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, grazie a voi. Allora andiamo a chiusura, ricondivido velocemente
l'ultima slide. Spero che la vediate. Volevamo lasciarvi qualche informazione rispetto a quelli che saranno i prossimi incontri della formazione di comunità. Per come ci siamo detti all'inizio, gli incontri sulla formazione di comunità sono 4, i primi 2 li abbiamo già trattati. I prossimi 2 incontri riguarderanno il prossimo, il tema della prossimità, e possiamo già in anteprima lasciarvi la data del prossimo incontro, ma ne avrete comunicazione attraverso newsletter e sul nostro sito internet. Il prossimo incontro sarà sul tema della prossimità e della vicinanza, cioè su come garantire dentro questo momento storico prossimità e vicinanza alle fasce più fragili, vulnerabili e deboli delle nostre comunità, e come farlo dentro un tempo così complesso dove c'è richiesta anche una distanza di sicurezza necessaria. Lo faremo il 22 giugno 2021, sempre alle 17:30, grazie alla disponibilità che ha dato il professor Rivolizzola. L'ultimo incontro invece si svolgerà entro il settembre 2021 e riguarderà il tema della tutela dei diritti, e anche qui insieme alla coordinatrice dell'area cultura di CSV Lombardia Sud, Maria Piccio, stiamo lavorando per organizzare al meglio questo incontro. Comunque, per come è valso per i primi 2 incontri, le date e i link per potersi connettere agli incontri li troverete sia all'interno delle newsletter ufficiali di CSV Lombardia Sud. Se non vi siete iscritti, vi potete iscrivere attraverso il nostro sito, oppure entrando sulle pagine di Cremona, di Lodi, di Mantova e Pavia del nostro sito internet, che è www.csvlombardia.it. Se volete avere delle informazioni più precise e specifiche, potete anche inviarci una mail alla mail cultura.sud@csvlombardia.it. Per concludere, troverete le slide che abbiamo pubblicato oggi noi come CSV, e chiedendo sempre la disponibilità a Ennio di potercele mettere a disposizione, anche le slide che ha utilizzato Ennio Ripamonti, e anche la registrazione tramite video di questo incontro, sia all'interno del nostro sito che attraverso la nostra newsletter, dove vi comunicheremo che entrando su un determinato link potete accedere a tutto il materiale di oggi, compresa la compilazione molto importante delle vostre parole chiave all'interno dello strumento di Mentimeter che abbiamo usato. A questo punto non mi resta che chiudere, ringraziando anch'io tantissimo Ennio della disponibilità che ci ha messo a disposizione sia nel primo incontro che in questo incontro, e ringraziando anche tutti i partecipanti per le importanti sollecitazioni che ci avete lasciato. Grazie ancora di tutto, noi vi auguriamo una buona serata, per qualunque cosa siamo a vostra disposizione, e grazie della vostra partecipazione. Buona serata a tutti e arrivederci, grazie. Grazie, ciao, grazie. Buonasera. Grazie. Ciao. Grazie Francesco, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Ciao. Grazie Ennio. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Grazie dottor Ripamonti. Ciao, arrivederci. Ciao Ennio, grazie. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Buona serata.